Io adesso li faccio salire tutti, poi li premiamo tutti insieme. Buonasera Montiradio. Vogliamo dire i nomi? Allora, lui è Roberto Scorcella, ho una vocale. Tu sei Giusi? Oriana Forconi. E Oriana Forconi. Quindi, dunque, la redazione è composta da Roberto, mi pare da Esther De Troia, credo anche... Tu sei una DJ. Allora, tu come presenteresti questa sera Tonino Carino? Vediamo un po', come te la cavi? Con un sorriso, perché ogni volta che lo guardo, io la prima volta che l'ho vista ero molto più piccina, però ho una foto stampata, attaccata al mio specchio da una vita, proprio con dei sorrisoni così tutti e due, quindi lo presento così. Senti, ti capita ogni tanto anche di inserire qualche canzone, magari quando fate qualche momento dedicato al passato, no? Anche canzoni di, dei personaggi che erano qui questa sera, Michele Pecora, Jimmy Fontana la mattina presto, però fanno questo dispettuccio, vedi Jimmy? Roberto, la redazione come funziona? Perché voi veramente siete sulla notizia. Io so una cosa, una volta a Tolentino è cascato un ragazzo con una moto, il cerchio ancora girava, loro gli avevano dato già la notizia per radio, cioè io non so come fanno, sono straordinari. Facciamo 9 edizioni dalla mattina alle 7:30 fino alla sera alle 8 di notiziari locali, intervallati da notiziari nazionali. È un impegno grande, un impegno oneroso, cerchiamo di riuscire a fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile, ma come diceva un maestro come Pino Scaccia, non sempre è facile, anzi. Oh, per il territorio invece, per la penetrazione nel territorio, abbiamo scelto un'altra radio che non so se è presente, Radio Out di Francavilla Dete. Se ci sono, raggiungeteci perché noi siamo qui per la penetrazione nel territorio, eccolo qui, vieni, Radio Out. Tanto fra voi non ci sono concorrenze, vero? Quindi... Poi le altre radio, buonasera, il nome? Armini, Paolo. Paolo. E, le altre radio che avevamo scelto anche per altre ragioni, cioè per palinsesto, musica, eccetera, erano Radio Azzurra, Radio Linea e mi sfugge l'ultima, Radio Fermo 1. Ecco, queste erano altre 3 radio che avevamo scelto, le nomino giusto per par condicio. Chiamo sul palco i 3 rappresentanti della stampa locale, in questo caso ne vedo 2 per cui li chiamo e sono Mirko Capponi per il Messaggero e Alessio Carassai per il Carlino. Non vedo il nostro Walter Carelli del Corriere Adriatico che pure oggi sul regionale ha fatto un articolo strepitoso. Grazie Mirko, grazie Alessio. Fate pure il giro delle conoscenze, qui abbiamo praticamente tutta la stampa, perciò ti ho fatto rimanere un attimo Paolo, perché voglio naturalmente che tu sia il testimonial di questi premi alla stampa. Premio alla stampa che ora si conclude con il più importante, mi perdonino i signori delle radio e delle testate, mi perdonino, ma il più importante credo che sia quello per la televisione, quindi in questo caso però per la redazione sportiva, quindi migliore redazione sportiva televisiva. Secondo la nostra commissione, ma credo secondo tutti, la nostra mamma Rai, e cioè il TG3 di Ancona, rappresentato da Luca Moriconi, che sale sul palco, detto bene Luca, e che riceve l'abbraccio del TG5 concorrenza per modo di dire, perché tu sei marchigiano, sì. Marchigianissimo, serviliano. Servigliano addirittura, pensa un po'. Allora domani mi raccomando fai 20 minuti, non 3 minuti sul digitale. Ok, e non parlare di Katia. Grazie, molto gentile. Allora, no, un applauso a questo ragazzo perché ha una simpatia straordinaria. Allora, qui c'è tutta la stampa, ci sono i premi. Vallette, consegniamo i premi alla stampa. Qui bisogna, ecco, Multiradio e Paolo Di Mizio, certo. Paolo Di Mizio e foto, mi raccomando, attenzione ai fotografi. Un attimo, guardate insieme i fotografi, i premi alla stampa che sono importanti, in questo caso Multiradio per migliore redazione giornalistica, grazie a voi, complimenti. Radio, dunque, qui abbiamo la migliore, la Rai, Rai 3, Luca Moriconi, eccolo qui, un attimo, fate una bella foto, una ripresa immagino del collega.
Sì, arrivo subito. Prego, solo una cosa, questo è un premio che chiaramente va condiviso con tutta la redazione sportiva del TG3, al caposervizio Nicoletta Grifoni, che è stata la prima voce storica di tutto il calcio minuto per minuto, e Pino e Tonino lo sanno, con Pierpaolo Rivalta, con Daniela Sodano, la nostra caporedattrice che è Daniela Sodano, e un mio collega che non c'è più perché non lavora più, lui non sopporta molto queste cose perché dice che si fanno per quelli che non ci sono più, che è Massimo Carboni, che ha reso grande questa redazione in giro per il mondo. Grazie. Grazie a voi per l'impegno e per la professionalità nei servizi sportivi. Radio Out premia sempre ovviamente il nostro, ecco la foto con Paolo, però perché è importante per l'amico Giancarlo Guardabassi, che saluto, di Francavilla Dete, che da qualche parte mi ascolta. Grazie anche a Radio Out. E abbiamo per poi i premi per la stampa, vieni Alessio il Carlino, Resto del Carlino, e il Messaggero, Resto del Carlino. Allora, questo è Resto del Carlino, quindi questa è per te Paolo, la foto con Alessio, e subito dopo, ecco anche Mirko, la foto con Mirko. Questi sono i ragazzi che scrivono, che parlano di Falerone, che poi ci fanno andare in televisione, sulla radio, sono la nostra vita, sono il nostro futuro, come è anche stato grande Paolo a rimanere sul palco tutto questo tempo con noi. Seguite il consiglio, tutti voi siete giovanissimi, seguite il consiglio che vi ha dato Pino Scaccia, ok? Fate quello che ha detto Pino Scaccia se volete diventare grandi come lui. Grazie a voi della stampa, grazie a voi. Allora, siamo adesso ad un momento molto molto importante, un momento serio.